Amanti del freddo e della suggestione, oggi Andrea Petroni ci parlerà della Scandinavia, uno dei posti più incantevoli e meravigliosi del mondo. Hai ragione, io sono stato sia in Svezia che in Finlandia e me ne sono innamorato. In Svezia precisamente dove sei stato? Sono stato a Stoccolma, sono stato a Göteborg e ho visto anche dei villaggi sulla costa ovest, di cui uno favoloso che ha proprio rapito il mio cuore si chiama Fjällbacka. Ma Fjällbacka non è il villaggio dove sono ambientati i racconti di Camilla Läckberg? Esatto, Edo. Vedi, vedi! Che uomo di cultura! Invece ho scoperto una parte della Finlandia che mi ha particolarmente emozionato, ed è la Lapponia. Ah, la Lapponia, tantissimi hanno il sogno di andare in Lapponia o comunque vogliono visitare anche quelli che i luoghi che sono un po' quelli originari del Natale, della tradizione natalizia. Edo, io avevo un sogno sin da piccolo, era proprio quello di incontrare Babbo Natale. Anch'io, poi ho scoperto che era mio nonno e... No. Ma tu l'hai conosciuto Babbo Natale? Sì, Edo, e l'ho anche abbracciato. Ma hai realizzato il sogno di tutti noi bambini! Avevo una barba così morbida! Aveva la barba morbida! Chissà che prodotti usa? Ciò che maggiormente ti colpisce poi la Lapponia finlandese sono questi paesaggi sconfinati, pieni di renne, pensando che ci sono più renne che abitanti. Ma, senti, ma tu l'hai guidata la slitta? Quella con gli aschi, sì. Incredibile. Pensate che lì, non so se lo sai questa cosa, ma hanno ambientato una serie televisiva, Starsky e Husky. Ok, anche qui vado io. No, beh! Sono stato anche in Danimarca, precisamente a Copenaghen, dove c'è la... Sirenetta. Bravo Ed, hai studiato. Ma allora io ti chiedo... La curiosità, quella cosa che quando sei arrivato in Scandinavia hai detto: ah, pensa tu qui, una cosa incredibile. La civiltà degli abitanti. Guarda, io sono stato a Stoccolma e confermo, sono una popolazione veramente, veramente civile. Allora, qua sai, la classica domanda: tre motivi per andare in Scandinavia. Città fiabesche soprattutto nel periodo natalizio, la forte presenza della natura all'interno dei centri urbani e l'organizzazione all'interno delle città. Beh, questi sono già tre ottimi motivi. Però sai che qui ci guardano anche gli amanti di Carlo Cracco, gli amanti di Cannavacciuolo, gli amanti di Gordon Ramsay, quindi cibi nei paesi scandinavi che hai detto che sono veramente buoni. Edo, io adoro le aringhe. Ah, ma non quelle degli avvocati, quella aringhe proprio che si mangiano. Sì, sì, proprio quelle che si mangiano. Il salmone, che lì ha tutto un altro sapore, e poi le polpettine svedesi. Ma quelle dell'IKEA? Non c'entrano nulla. Ah. Ringraziamo Andrea Petroni di vologratis.org, alla prossima scoperta della prossima nazione.